sorrisi, degli alibi perfetti, con lettinami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura, in fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti! Benvenuti in questo nuovissimo video di Chris Magic 22. Ragazzi, oggi ci troviamo qui ai tempi di Paestum. Ragazzi, oggi ci troviamo qui. Non facevo video perché avevo un po' di raffreddore, ma finalmente mi è passato. Adesso vi faccio vedere un bel po' di tempi perché non sono da solo, quindi farò un bel po' di foto che metterò anche sulla community. Quindi cioè, guardate qua ragazzi, i tempi di Paestum. Ve lo faccio vedere davanti, vi faccio leggere anche la storia. Quindi cioè, mamma mia, bello, bello, bello. Adesso vi faccio leggere la storia. Questo è il Tempio di Atena. Al centro del santuario settentrionale gli abitanti di Poseidonia hanno costruito attorno al 500 a.C. il Tempio di Atena. Vabbè, vi faccio leggere a voi in modo tale che potete leggere anche voi senza che vi disturbi. Ok. Mentre qui abbiamo anche un altro pezzo del Tempio di Atena. Proprio bellissimo. Adesso andiamo al prossimo tempio, perché non sono finiti qua, perché non c'è solo questo. Prossimo tempio è questo qui. Allora, eccolo qui. Allora, questo lo facciamo veloce veloce perché non so neanche se c'è la storia. Ah no, c'è la storia. Quindi mi sposto un poco. E c'ho anche delle foto. C'è anche questa cosa, questa scala, non lo so che è. Cioè, guardate come è bello, come è bello. Fotografia e fotografia. Ok. Adesso leggiamo un poco cosa c'è scritto. Allora, qui ci sono dei pezzi restanti che purtroppo non so cosa sono, però noi intanto leggiamo la storia. Ah, santuario di Atena. Il tempio di Atena. Ah, ecco. Poi ci sono questi pezzi restanti di rocce. Cioè, non so neanche, oh, che schifo. Non so neanche cosa sono. Numero 5 è la canaletta. C'è io. Il numero 7. Gli davo una cosa di sotto. Cioè, proprio. Proprio bello. Proprio bello, bello. Poi questi pezzi non so neanche quali sono. Adesso faccio vedere un po' la storia. Ecco qua, il fulcro di quest'area sacra, situata sul punto più alto della città, il tempio monumentale di Atena. Vabbè, faccio leggere pure questo. Cioè, quindi è un altare e un piccolo edificio di culto, mamma mia. Cioè, quindi dite che sta cosa è una cosa di dea, una roba del genere. Va bene. Adesso andiamo al prossimo tempio, perché vi ricordo che non ci sono solo questi due, ma ce ne sono ben molti altri. Ah, e poi mentre stavo proseguendo per vedere altri templi là, ho trovato questa specie di cosa che sono templi rimasti. Aspetta, adesso vediamo lì cosa c'è scritto, che ad ogni pezzo restante c'è qualcosa. Tempio di Atena, vabbè, uscita la visita, proseguo al museo, no. Va bene, andiamo al prossimo, comunque che bei giardini.
Oddio, raga, adesso abbiamo la pianta, ma sta roba fa paura, tipo i codici, come vi devo dire, le scritte a codici si fanno bruttissimo. Vabbè, il tempio di Atena sorge nel punto più alto della città. Al centro del santuario settentrionale, costruito intorno al 500 a.C., misura 14,50 di altezza, mentre 32 metri. E sorge un basamento di 3 gradini e sede della statua del culto. Avanti la cella è vestibolo preceduto da un colonnato con capitelli ionici. Cioè, vabbè, c'è questo. E poi abbiamo abbiamo pure questo. Ma mi sembra che l'avevamo già letto. Belli, guardate quanto dobbiamo vedere ancora, raga. Mo ci troviamo ancora, ma appena ancora qui, ma adesso dobbiamo andare molto, ma molto più in fondo per vedere cosa c'è. Comunque vi voglio dire una cosa. Io volevo solo dirvi una cosa, così tutti quanti avrete la possibilità per venirci. Ogni domenica il biglietto, ogni domenica del mese il biglietto è gratuito. Io non lo sapevo, perché sennò io credevo che era a pagamento, cioè infatti abbiamo il biglietto. Parco archeologico di Paestum, biglietto 0 euro perché è domenica. Vabbè, qua abbiamo il biglietto, vedete 13/12/2023, ovvero 3 dicembre è domenica. Ebbene ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' tutto. Peccato che non ho il drone, se no vi facevo vedere tutta la prospettiva dall'alto di tutti i tempi, però purtroppo non l'ho portato perché ho fatto una gita improvvisa perché i miei genitori mi volevano portare qui ai tempi di Paestum. Quindi all'improvviso, stavamo andando a Paestum, all'improvviso già ha detto fermiamoci ai tempi di Paestum. E quindi se lo sapevo mi portavo il treppiedi, il drone e tutta la roba, tutto il necessario per farvi vedere tutto meglio. Quindi adesso andiamo agli altri tempi. Comunque, cioè, ma questi sono pezzi restanti o proprio sono fatti apposta? Non lo so. Comunque ho scoperto che tutte quelle rocce messe per terra erano degli scavi, quindi cioè proprio mo l'ho scoperto leggendo quei cosi che si fanno vedere come si chiama il tempio, quindi mo l'ho scoperto che questi sono gli scavi, cioè guardate un po' che non ci sono mai venute e ho scoperto che queste rocce qui sono gli scavi. Pazzesco. Vabbè, poi qua abbiamo altri scavi però molto alti. Sono pezzi restanti. Ah, e poi giù, lì giù, qui giù abbiamo, credo che, adesso guardiamo, questa roba si studia storia, quindi veniteci pure voi un giorno. Siete arrivati nel luogo in cui si riuniva l'assemblea, quindi proprio peccato che non si può, come dire, non si può scendere, perché sennò io ci scendevo e lo facevo vedere meglio. Ma si può scendere? Allora perché allora? Io pensavo che si poteva scendere, me l'ha detto la guida. No, perché se no uno potrebbe anche scendere da lì, recintato. Uno potrebbe anche scavalcare. Vabbè, leggiamo. Siete arrivati nel luogo in cui si riuniva l'assemblea cittadina.
viene costruito tra il 400 e il 470 avanti Cristo e presenta una forma circolare con grandi scavate nella roccia dove sedevano i cittadini. Durante l'assemblea tutti i partecipanti avevano diritto di parola e prendevano decisioni riguardanti alleanze, dichiarazioni di guerra, costruzione di opere pubbliche e nomina di magistrati e cariche pubbliche della città. L'edificio poteva contenere tra le 1100 e le 1700 persone, solo una piccola parte della popolazione totale, che si doveva aggirare intorno al 15-20.000 persone. Cioè proprio... Eccolo qua il disegno. Solo una piccola parte della popolazione voleva girare intorno alla opera. Grazie alla sua forma circolare aveva un'acustica tale da rendere facile l'ascolto degli oratori. Questo edificio era posto sotto la tutela di Zeus Agoraios, come si vede da un'iscrizione dipinta nella lingua dei Lucani in lettere greche. Cioè, quindi, e poi c'è stato un sacrificio di 100 buoi, viene colmato di terreno. Quindi, cioè, quindi questo è una, era dove si facevano le assemblee, ma uno da lì potrebbe tranquillamente scendere, però non lo faccio perché sennò potrei prendere o un richiamo o direttamente una multa, quindi un altro scavo. Chissà com'era nel 480, come dicono loro. Vabbè, qui ci sono altri scavi. E adesso andiamo a quello lì. Ok, allora, qui siamo in altri scavi. Quindi, eccolo qui, altri scavi, e adesso andiamo in quel tempio. Allora, questo video dovrà uscire circa tra lunedì o martedì, perché è il tempo che lo edito, non so neanche se lo riesco a editare questo video. Olè! Guardate qua altri scavi e pezzi restanti. Vabbè, ci facciamo un altro giro. Ma la cosa c'è? Ma la cosa c'è? Adesso andiamo subito a vedere, perché è una roba fuori di testa, perché c'è una cosa dentro dove stanno un mucchio di persone. Ma cosa c'è di tanto bello che stanno migliaia di persone? Adesso vedremo. È chiuso. Ragazzi, sono entrato qui dentro, cioè adesso faccio una bella foto. Sto dentro a un arco, raga, sto dentro a un arco. Vabbè, scendiamo le mini scaline. Ok. E adesso altri scavi, raga, purtroppo finita, devo andarmene, quindi credo che abbiamo finito. Vabbè, ragazzi, allora qui si conclude oggi il nostro video della giornata dei tempi. E uno qua benissimo potrebbe stare la notte, che poi tutto sbarrato. Io vorrei capire il perché. Forse uno si potrebbe uccidere. Va bene. Io direi, ragazzi, che per oggi è tutto. E al prossimo video. Ciao, raga!